Prova! Funziona? Ciao, accendo la luce. Quest'oggi giochiamo un survival. Survival con i robot, con gli zombie. Un survival in un mondo post-apocalittico. Un survival dove ci si può creare la propria base, si ha accesso a dei veicoli. E qual è la cosa più particolare di questo survival? È che non è online. Invasion 2037 è un titolo single player dove dovremo trovare la cura allo zombaggio creato dagli alieni. Ma... vabbè, iniziamo a giocare. Subito il dramma. Gli alieni hanno distrutto tutto, va bene. Sono stati gli alieni a diffondere questo virus che ha reso gli uomini degli zombie. E noi dobbiamo trovare un vaccino. Lo voglio giallo. Ma è letteralmente giallo, un'itterizia incredibile. Capelli blu. Figa Marge. Dio mio. Sì, certo. Posso toglierli? Ok, grazie. Signori, ecco a voi la salvezza del genere umano. Iniziamo. Ha subito così. Ficcantissimo. Maschera antigas. Prendi la tua maschera, una roba alla volta. Prima di tutto, perché la mia vasca è una merda? Capito, posto apocalittico, però. Generatore. Devi stare attento alla benzina che c'è dentro il generatore. Ma è fighissimo. Niente, gioco della vita. Storage. Hardware. Razioni. E per qualche motivo è un'anguria. Skin. Una mano mozza. Hardware alieno. E non riesco a capire cosa sia, ma immagino sia hardware alieno. Microscopio. Libri. E topi. La body armor. Perché sei guardato intorno? Ha paura di essere riconosciuto? Guarda, c'è anche le animazioni. Parlato troppo presto. Il filtro dell'aria. Ma è bello. Allora, il locker. Ed ecco la gas mask. Che metto sopra gli occhialoni scherzoni. Adesso devo andare al laboratorio. Oh, perbacco, siamo già arrivati. Aumentiamo il survivalismo. Ah, il laboratorio praticamente è il nostro perk store. Però mi serve dell'hardware e delle razioni, giustamente. Trova un nuovo filtro per la tua maschera. E dove lo trovo? Ah, eccolo lì il filtro. Ho 30 minuti. O 30 secondi, speriamo siano minuti, di respiro. Va bene. E allora andiamo a trovare un nuovo filtro per la maschera. To roll, judge, press direction. Ah, ok. Strano tasto per fare questa cosa qui, ma va bene. Abbiamo la lista delle cose da fare. Mi piace che il vaccino sia la prima. Ripida sta scala. Il nostro bunker è sotto... una fattoria. Bellissimo. Vediamo se c'è la robiola osella. Non riesco ad aprire. Ah, scusami. Ci deve essere per forza l'animazione. Repel an enemy with a kick. Fortuna che quei 30 sono minuti e non secondi. Prendiamo una radio. La radio me la vede solamente come hardware. Quindi non è effettivo. Che succede? Chi è? Cosa? Bestia, che paura. Cazzo, ma è intrigantissimo. Una mela. Ora, io non raccoglierei una mela qui in mezzo a nulla per mettermela in ma vabbè, non importa. Ma con che sguardo è morto questo animale? Mio Dio. Sono cose che ti fanno pensare. Dite no agli alieni che ci uccidono. Questo è uno scroto. Ah no, del pollo. Una coscia di pollo lasciata sopra un covone di fieno in un capanno abbandonato durante un'apocalisse. È mio. Un altro cavallo. Mamma mia, che dispiacere. Posso guidarlo questo coso qui? No, peccato. La macchina c'ha il bagagliaio. E dentro c'è uno zaino ficcante. Ma c'è bisogno di questa musica super inquietante? Ma perché è terribile. Cazzo, non avevo notato che sono diventato una matriosca umana. Che non c'entra granché con le matriosche, però mi ha fatto ridere. Sembra più Optimus Prime. Sta passando un camion? Che succede? Ho raccolto di tutto, ma ovviamente il filtro non l'ho trovato. Il che potrebbe essere un problema, visto che ho solo 27 minuti di esplorazione. Andiamo alla casa. Un'altra plastica. Niente, siamo praticamente dei raccoglitori di immondizia. Vedo un cazzo. Ah ah, adesso sì. Attenzione, cos'è? Una mappa. Bello, è anche dinamica. C'è lo zoom. Gioco della vita, perfetto. E posso segnare i posti? No, vabbè. Li posso segnare con un coltello insanguinato. A ognuno il suo. Cos'è questo, del prosciutto? Ma perché? Ma non lo raccogliere, è sopra la flanella. Mio, tutto buonissimo. Oh no, mi dispiace. Però c'è il filtro della maschera. E devo tornare indietro. Colgo del formaggio, altro prosciutto. Mi indica anche dove devo andare. Cazzo, intrigante. Perché nessuno parla di questi titoli? Perché trattano temi scottanti, ve lo dico io. Le lobby dei videogames non vogliono che se ne parli. Torniamo a casa. Come Lessi, dov'è? Di qui? No, perso dentro una casa. Qui c'è il bagno. Ma questi qui vivevano nell'apocalisse ancora prima che arrivasse. Cos'è quel tinello? Non hanno il bidet, però la carta igienica c'è. Per carità, si è staccata dal muro. Ma c'è. Come si esce da questo luogo? Di qua, ok. I sedili della macchina come poltrone da veranda. Ci sta? Perché mi dice che devo andare lì? Ah, devo andare a casa di Henry. Che cazzo è Henry? E perché vive a 100 metri da casa mia? Perché non viviamo assieme ad Henry? Non c'è più possibilità di difesa? Bravissimo. Cazzo, Henry è ben equipaggiato. Ha una muretta altissima. Mica si salta come la mia. A meno che...
No, però c'ha una parte buttata giù. Oh no, Harry! Ah, che è successo? Ma siamo matti? Harry è morto, l'avevo notato. Beh, dormire nudo di questi tempi, voglio dire, è pericoloso. Raccogliamo la crowbar, così facciamo Half-Life. Vai al convenience store e trova cibo. E Harry? Ah no, lì fuori! Quanto? Capito, Harry? Potevi chiedermi una mano, ti avrei aiutato a tirar su la staccionata. Signora! La finisher! Ma aiuto! Ma Harry, vecchio volpone, quante pretendenti avevi? Posso prendere della pelle infetta? Ecco, gli taglia la mano, come... No, la raccoglie. Ma che crowbar incredibile! C'è la fisica dei cadaveri! Bellissimo! Ma gambe in spalla, perché abbiamo solo 19 minuti. A meno che io non possa utilizzare... Ah, il filtro forse si sommerà. Perfetto. No, il fatto che ci sia la finisher è bellissimo. Pam! No! Troppa gente! Cazzo, ma mi hanno tolto vita senza che me ne rendessi conto, bastardi. Pronto? Sì. Vabbè, ciao. Cacchio, mamma, che cosa mi telefoni che mi sparano qua? Aia! Merda! Ma quanta gente! Aiuto! Ma che male, ma io devo andare! Ma come faccio? Muoio? Mangia. Ok, mangiarmi... Aia, allora! Ma stronzi! Ma porca puttana! Vieni le frasche, zigo zago! Sei di vita! Mi metto qui! Ma quanto è? Un esercito! Ah, muori! Niente! Ma porca vacca! Devo rifare tutto! Cazzo, rivoglio la mia crowbar, era fortissima. Se una volta visto Harry morto, poi tutto è discesa. Ha tutte le qualità di un gioco online, ma senza avere il lag o le schifezze degli altri giocatori. Non è che magari qua mi segna il posto dove uccidono? Quella specie di caserma. The Walking Dead. Bella idea metterlo poco prima di dove il tutorial ci sta mandando, eh. Bravi. Ci siamo quasi. Abbiamo finito la stamina, che è segnata con una scarpa con la saetta. Però siamo giunti vivi. Lui non tanto. No, ma quanto ci mette a fare la Cazzo, ma è pieno di gente! Signora, aspetti il turno! Niente, una botta me la danno sempre. Sto scappato di casa, guarda. Cos'è? Ho finito la stamina, così me lo dici? C'è un gelato? No. È incredibile come non sia online, ma il lag per raccogliere gli oggetti c'è lo stesso. Adesso devo andare alla scuola e vedere se ci sono altri sopravvissuti. Ho capito, gli unici sopravvissuti che ho trovato mi hanno sparato dietro. Non voglio. Una mina. T per attivare la mina. Arrivo, signora. Un attimo, signora, aspetti! Aspetti, non adesso! Beh, noi stiamo bene. 80% di meccanica e 43% di benza. Figa, la macchina di Max. Ah, giusto. Giusto. Che è stato? Qualcuno ha fatto una scoreggia radioattiva? Ah, generica. Perché sti suoni? Vai. L'audio è inascoltabile. Piano. È inguidabile anche. Gli zombie moriranno? Sì, però perdo anche percentuale. Giustamente. Mamma mia, che turbo! Mamma mia! Toretto! Ma sì, come sono spawnati questi! Piano! No! Aiuto! Come Flip the Car! Via, bastardi! Oh, le mie orecchie! Pulizia... Oh, no! Cacchio! Va bene! Punitivo, eh? Ma magari mi ha lasciato la macchina perché l'ho presa. E le mie balle. Ma che cazzo urlate che siete morti, dai. Momento riposino. Guarda che mi rompe la macchina. Ma mi uccide. Ma cos'è successo? La mina potrebbe essere la nostra salvezza, aspetta. Mamma mia, che dolore. Yes! Con 7 di vita. Si è ribaltata la macchina perché ho premuto T da un'altra parte. Come si aspetta? Vediamo se il gioco ha una chicca. Provo a colpire la macchinetta. Se esce cibo, goti. No. Ho una mano. Monitor the ventilation system. No, aspetta. Non dovevo andare alla scuola prima. Mi ha cambiato tutorial adesso. Torniamo al bunker con la macchina. E poi vediamo di andare alla scuola. Non so perché. Perché questa frenata? A posto? Quanta vita perdo. Piano. Andiamo via dalla pineta? Che dici? Allora sei stronzo. Vabbè, ma come mai? Ma il comune non le sistema le buche? Ma lui era dritto. Hopla. Anche la macchina. Ventilation system, dov'è? Eccolo qua. Qual è il problema? Boh, a me pare... Giusto. Pare ok. C'era la prima anche. Lo sto monitorando anche in prima persona, ma non lo trovo utile. Carina la prima persona. Da vomito, ma carina. Come si monitora? Boh, proviamo ad andare alla scuola e vediamo. Mamma mia, come sgommo! No! Cazzo. Sì! Ma c'ha le gomme lisce, c'ha. Non è possibile. Ah, ma io posso...
Si guida veramente come un overcraft. D'amore. Ok, siamo arrivati, Peach. Vediamo se all'università c'è qualcuno. Perché non si avvicina? C'è un campo di forza. Pronto? Ok, sì. Ciao ciao. Oggi con le telefonate. Cazzo. Ma sbaglio, abbiamo ucciso un bambino. Ma si può fare legale? Questo video me lo uccidono su YouTube. Camionetta della police. Il revolverone, guardalo lì. Hanno guidato dentro un negozio di vernice? Non credo che la scritta sia stata messa così. Non importa. Raccogliamo il sample. Eh sì, è proprio un ragazzino questo, guarda. È quello che doveva essere Dead Island, solo che non era. Ok, sono alla scuola. Ci sono sopravvissuti? Ah, impronte. Raccolgo un bidone dell'immondizia. Figo che mi attacca la benzina al culo. Come siamo gravi? Che succede? Sto cercando gente viva. Cazzo, ma sei sicuro di utilizzarla così, la pistola? Con la luce? Beh, almeno con l'ombra si mira meglio. Che sboronata. Ma sì, dei prosciutti lasciati qui. Si sa, gli studenti fanno gli spuntini. Se non mi si fosse buggato con il tutorial che mi dice, anzi non mi dice più cosa devo fare, sarebbe molto interessante. Vediamo in bagno un tostapane. Ma perché c'è un tostapane in bagno? Non lo voglio sapere. Ma ha lasciato la macchina accesa, eh? Finiamo la benzina così. Vediamo se riesco a fare il pieno. Allora, con la crowbar in mano, però guardate che è veramente interessante. Però di qua, no. C'è questo muro invisibile. Niente, non c'è altro in realtà. Cazzo, piccola comunque come università. La palestra, buonasera. Cazzo, i ragazzini no però, dai. Ma che dispiacere mi danno. Direi che la risposta è no. Non ci sono sopravvissuti a scuola. Un altro tostapane. Ma figa, vanno di moda i tostapane. Ma è un nuovo modo per drogarsi? Non lo so, non vado a scuola da un sacco di tempo. Magari studenti, sai, quelli di oggi tostano. Se anche tu sei uno studente, di no al tostapane. Ok, confermiamo che non ci sono survivals. Me ne vado e mi faccio tutorial da solo perché ormai non c'è più nulla. Non lo so, andiamo qua. Mi sembra un posto ragionevole dove andare. Ripetitore di segnale, magari c'è. Boh, dove cazzo ho parcheggiato? Guarda te ogni volta che mi perdo. E si riparte con la potenza di un giaguaro. Piano, piano. Porca puttana! Niente, non riesce a metter bene la prima. Sei un po' ingolfata. Cosa sento? C'è della robotica, della meccanica? È un antennone. E allora andiamo qui, che c'è un hotel. Ma come mai? Non voglio parcheggiare qui, voglio parcheggiare davanti. Ah, le mie orecchie. Ma non rientrare, perché rientra? Questo qua è un deficiente. Abbiamo usato la torcia per un bel pezzo, comunque non abbiamo mai più avuto bisogno di ricaricarla. Ah, questa macchina. Scusa, l'audio però, veramente. Non abbiamo neanche trovato un robot gigante. Peccato. Beh, c'è una cosa che voglio fare. Ma che cazzo? Eccomi, pezzi di merda. No, no, si è bloccata. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, oh, aspetta. Eccomi, pezzi di merda. Ah, si è rotta. Oh, oh. Arrivo, arrivo. Boni, Boni, aspetta, 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 che fa? No, no! Oh, tutto sommato non è male. Forse qualche piccola imperfezione, però è simpatico.